Tre cadute nell'area del nuovo ospedale nel giro di 4 giorni, un report che ha spinto il Tribunale per i diritti del malato a chiedere accertamenti e verifiche all'ASL in merito al percorso da effettuare per raggiungere il nuovo nosocomio e il pronto soccorso, un lungo giro che talvolta disorienta gli utenti, può creare qualche problema ai soggetti più deboli, soprattutto agli anziani e disabili. La prima caduta si è registrata sabato scorso nei pressi dell'ingresso di via Montesanto che porta al nuovo pronto soccorso. Protagonista dell'incidente di percorso è stato un pratolano che avrebbe inciampato su che si trova alla fine del marciapiede. Dopo la caduta è scattata la protesta, che è rientrata solo grazie all'intervento dei carabinieri, allertati dal personale della struttura. L'uomo, che si stava recando al nosocomio per accompagnare la sorella, si è fatto refertare e ha rimediato escoriazioni allo zigomo e al naso. Una scena simile si sarebbe verificata poco più tardi, come hanno segnalato da regia alcuni utenti in fila a pronto soccorso. A cadere è stata una donna del posto con la stessa dinamica, un fuori programma che ha fatto meno rumore. Questa mattina il terzo episodio si è verificato davanti al nuovo ospedale. Un'altra donna si è fatta refertare rimediando un trauma contusivo. Insomma, il bilancio delle cadute è tale da rimbalzare alle cronache. Il TDM, per il tramite del suo coordinatore Katia Puglieli, ha effettuato un sopralluogo nell'area del nuovo ospedale a fianco delle nostre telecamere, non per odor di polemica, ma per non lasciare nulla al caso, per orientare anche gli utenti sul corretto percorso da effettuare. Vogliamo accedere al nuovo ospedale, al pronto soccorso. Per chi entra dalla vecchia di Viale Mazzini bisogna seguire le strisce verdi che portano all'ex pronto soccorso e scendere di un piano fino a ritrovarsi davanti la camera ardente. Poi si segue la striscia rossa per recarsi al nuovo ospedale che si trova sulla sinistra e ancora più avanti si incrocia il pronto soccorso in via Montesanto. Qualche disagio, immedesimandoci in un utente disabile, si percepisce dal gradino che si trova alla fine del marciapiede al pronto soccorso alla grata per la raccolta delle acque. Certamente all'azienda sanitaria chiediamo immediatamente di adeguare la struttura alle norme di sicurezza, anche perché in alcuni casi addirittura sembra non siano state neanche rispettate le norme sulle barriere architettoniche e quindi è necessario fare una modifica almeno laddove sia possibile sullo stato dei luoghi e chiedere conto soprattutto alle ditte di questi eventuali errori di progettazione, anche e soprattutto perché paghiamo dei bei soldoni a fine mese.